non siete abituati a vedere il mare nei nostri video, ma oggi andiamo al Conero. Tranquilli ragazzi, chi va piano va sano e la piglia nella... Buona? Mangia la banana e niente. Questo è il punto più panoramico che c'è? No. Ci sono passati i cinghiali qua. I cinghiali sono passati, eh? Eh sì. Bam! C'è passati un po' dei cinghiali. Lì un po' sgaruffatello, passati i cinghiali. Ci sono passati i cinghiali. Detto sentierino del Conero. Allora, abbiamo già fatto due discese, direi. Allora, non sono un top, anzi sono diciamo un flop, ma abbastanza tecniche. Più altro, se non le hai mai fatte, come nel mio caso, quello che ho notato per queste due prime discese è che devi comunque dare un po' di velocità alla bici, anche se non conosci la pista, la discesa. Infatti in alcuni pezzi mi sono ritrovato ad andare troppo piano, perché ovviamente uno che non è un campione, quando prova una discesa nuova, insomma, va piano, no? E andando un po' troppo piano, alcuni droppettini ho rischiato. Però tutto sommato niente di infattibile, c'è la possibilità di evitare tutto, divertente soprattutto. Bello di questo posto è che è veramente rapido come possibilità, nel senso tu vai su 5-10 minuti, parlo di bike, 5-10 minuti vai su, 3 minuti sei giù, 5 minuti vai su, 3 minuti sei giù, sembra un po' tutto così. Mi dovevano far vedere il mare, io il mare ancora non l'ho visto però, quindi aspettiamo e vediamo se qualcuno si degna. Oggi volevamo fare un giro diverso anche e soprattutto per il paesaggio. Il mare l'ho visto in furgone mentre venivo qua, ancora non me l'hanno fatto vedere, ma mi hanno promesso che c'è una terrazza alla quale c'è un panorama mozzafiato. Vediamo se ci arriviamo. Comunque non ho ancora visto il mare, adesso lo vedi. Sì. Carico? Dai, passando, dato che viene qui la tagliamo. Primo video con DJI Osmo Action 3. L'audio dovrebbe essere molto migliore rispetto al GoPro, quindi spero mi stiate sentendo. Se non mi state sentendo, ho buttato via 500 euro. Io ogni... Sì. Io ogni tanto chiedo come vanno le bici. Gianluca! Capito che sei in casa, ma non è che devi per forza atteggiarti in questa maniera, Ovvero? Si vede, è un po' il superiore. No, sì, sì. Non c'è. Pivot. Francese? Pivot non è francese. Non ha visto il video, mi sa. No, non l'ho visto, no. Sto scherzando, chiaramente, la Trek è una... No, non sta scherzando. No, non è... sul serio. Com'è che si chiama, scusa? Si chiama Palo della Marina. Palo della Marina? Sarà un palo. Vedete? Una cosa abbastanza semplice. Un po' di scassatino. Adesso andiamo a destra e cominciamo il fosso. Un
Pianta! Già finita! Forcella che funziona, ti diverti intanto. Destra! E questo è il socerone, ragazzi. Destra! Molto guidata comunque, adesso piccola pendenza. E per riposarsi, io la uso per staccarsi un attimo. Riposarsi? Io più che... Ma loro hanno sbagliato strada? No, non penso. Oh! Papo! Scusa! Posso chiedere, hai visto altri che andavano verso di te? No. Come noi? No. Cioè abbiamo fatto troppa discesa. Ma porca. Ultima salita e ci ritroveremo a Belvedere Nord. Questa è la parte nord della zona, siamo alla zona Poggio. Occhio qui che ci sono i gradoni! Pezzo tosto! Elia se ne va, io aspetto. E poi non era Elia, era Fofo. Bene. Troppo stanco, ragazzi, troppo stanco. Ci vuole l'allenamento. È lei che guida me, non io che guido lei. E qui la lascia andare. Curva secca a destra e qui la lascia andare, la lasciate andare. Bellissimo Conero, belle piste, più cattive di quello che pensavo, però tutto sommato fattibili, dai. Sì, sì, assolutamente, per tutti quanti. Attenzione, saluto a tutti. Come saluto a tutti. Ciao ragazzi, abbiamo appena finito l'uscita del Conero. Siamo sporchissimi, quindi possiamo permetterci di farci invadere da Sila. Non riesco a parlare, ragazzi. Bel panorama,
volevamo vedere il mare, volevamo mettere il mare in qualche nostro video. Soprattutto volevo provarlo io il Conero, perché non c'ero mai stato e tutto fantastico, tutto bello. È un po' difficile così. È un po' difficile così, ragazzi. Quando vieni tu a fare enduro, eh? Vieni? Eh? Elia non parla da mezz'ora. Ma ci sente bene, ok? Era quello che volevo sapere. Più o meno. Vai tranquillo, capo. Io mi adatto a tutto, al massimo vado per terra. Non sono lui. Come si chiami? Derek. And the Dominos? Eh? And the Dominos. Yeah.